Benvenuti su Rete 8, buone feste amici di Chef in Cucina, amici di Rete 8. Noi siamo qui, come vedete, con un gruppo di chef veramente eccezionale. Siamo prontissimi per regalarvi il menù delle feste 2018. Ed è con noi il nostro chef Marco Caldora. Ben rivisti, signori, anche oggi. Il nostro chef Antonio Di Giovacchino. Ciao, ben rivisti a tutti. E con immenso piacere il nostro Concezio Gizzi, sceso da Pesco Costanzo qui al mare, in contrada Valle Vo. Veramente una bellissima occasione per ritrovarti. Grazie, grazie a tutti e grazie all'ospitalità che ci avete dato oggi. E poi voglio sottolineare veramente tutti i chef di qualità Abruzzo. È veramente la mission è quella di portare la qualità dell'Abruzzo non solo in giro per l'Abruzzo, ma soprattutto in giro per il mondo. Soprattutto. Vero. Allora, i nostri chef si sono organizzati per regalarci un menù che voi potete utilizzare tranquillamente sia per le feste di Natale, oramai ci siamo veramente agli sgoccioli. Infatti io, chef, sono felicissima per questa cosa, perché adoro il Natale, adoro le feste, credo voi un po' meno, vero? Ma no, dai, alla fine è sempre, quando c'è l'atmosfera di festa, l'atmosfera di Natale, dove le famiglie si ristringono, anche chi lavora, c'è sempre quel sentore di famiglia, quel calore di famiglia. Devo dire che qui abbiamo tre chef, ecco, Concezio, Antonio e Marco, dove veramente anche loro, cioè pur lavorando il giorno di Natale, la vigilia, eccetera, però vivono delle realtà a conduzione familiare, quindi diventa, pur lavorando, comunque si passa il Natale in famiglia, quindi diventa sempre un modo per stare insieme. È vero. Vero, chef? Sì. Certo, con un po' di fatica, un po' diverso. però dai, alla fine se stai in famiglia è sempre una è festa. È sempre molto bello. Praticamente le due nostre passioni, la famiglia e la cucina. Che allora bello, convivono però insieme. Unica, diciamo, missione è quello di realizzare i piatti. Ma io lo dico sempre, bisogna approfittare delle feste, delle occasioni di festa dove magari si sta a casa per cucinare, farlo insieme, e io dico sempre, farlo soprattutto insieme ai nostri bambini, vero? Vero, la cosa più bella proprio è abituare i bambini alla cucina, a fargli conoscere quello che noi mangiamo e che mangeranno loro, che è la propria salute, la propria vita e quello che mangiano. Noi siamo quello che mangiamo, è vero, anche loro. È vero, anche perché poi sai che succede, chef, che attraverso la cucina abbiamo anche la possibilità di raccontare il nostro territorio, di far conoscere ai nostri figli le immense risorse del nostro Abruzzo, perché sono veramente tante, voi lo fate tutti i giorni, però insomma, ecco, perché poi alla fine cucinare diventa anche un po' un gioco, no? Vero? Sì, è vero. Allora, io se mi date chiacchiera parlo vita natural durante, ma voglio sapere che cosa avete preparato. Allora, noi ovviamente abbiamo suddiviso un po' il menù, quindi inizieremo dagli antipasti, faremo degli antipasti, faremo dei primi, faremo dei secondi e in ultimo ci sarà la nostra guest star Filippo Di Giovacchino che ci realizzerà il dolce. Quindi insomma rimanete sintonizzati su Rete 8 perché il nostro menù è lungo. Iniziamo direttamente con gli antipasti, ovviamente, che saranno realizzati da Antonio e da Marco. Due antipasti completamente diversi, quindi noi cercheremo comunque di soddisfare tutti i gusti. Allora, cominciamo da te, Antonio. Tu che cosa prepari? Allora, io faccio un'insalatina con una gallina e il melograno. Ho utilizzato la gallina che ha fatto il brodo l'amico nostro Concezio. Ah, avete fatto sempre anche questo scambio? Sì, sempre per riutilizzare, per non buttare e per facilitare anche la cucina, perché la missione è anche quella, facilitare la cucina, per il giorno di Natale. Allora, una gallina che noi ci abbiamo fatto il brodo, possiamo con la carne ci possiamo fare un bel antipasto semplicissimo, ma quasi banale, però d'effetto. Eh sì, è importante, anche perché comunque la gallina alla fine è un prodotto tipico del menù natalizio. Sì. E in questo modo diventa anche possibile con un unico, diciamo, con un'unica lavorazione riuscire a fare due piatti. Ecco, questa quello cosa è importante. Era il mio messaggio. Ma è importantissimo anche perché riusciamo anche ad ottimizzare il tempo, perché insomma fare un menù dove c'è antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, e per chi lo fa a casa diventa veramente impegnativa come è vero, cosa. Sì. Bene, e invece tu, Marco? Sì, niente, Jennifer, io faccio sempre una cosa molto molto semplice, uso in questo caso, faccio una frittella di baccalà con i ceci e peperone. Il baccalà sì, è un pesce, però è considerato anche un pesce di terra. Però comunque anche nelle cucine di pesce non può mancare, soprattutto in queste festività, dal baccalà fritto, dalla
crispello col baccalà, il fritto ci sta sempre, anche nel menù della vigilia. Infatti quindi, stavo di conseguenza, pensando proprio questo sì, io. E quindi andremo a fare questa frittella con il baccalà. I ceci sono un legume che è tipico della nostra cucina. Tipico dell'autunno, dell'inverno della nostra cucina. E niente, tutto qua. E dai, cominciamo. Allora, iniziamo? Iniziate. Allora, stavo pensando, poi ecco, riflettendo fra me e me, mentre loro parlano io poi penso, no, che il piatto del nostro chef Marco Caldora, questo antipasto con cezio, è perfetto secondo me anche come proposta per la vigilia di Capodanno. Di Capodanno. Perché il baccalà, insomma, è un è un prodotto, ottimo antipasto che potrebbe essere servito anche in un menù di Capodanno. Eh sì, un'idea molto semplice, molto d'effetto e materie prime ottime. Sì, ma poi secondo me mette un po' d'accordo tutti sì. Il baccalà, perché è un prodotto che piace un po' a tutti quanti. Esatto, è molto apprezzato e poi soprattutto è molto molto versatile, quindi lo possiamo utilizzare veramente in mille modi. Prodotto che insomma è sempre protagonista delle feste. Invece pensavo anche che la ricetta, l'antipasto proposto da Antonio, cioè è perfetto come antipasto, però potrebbe essere anche interpretato come piatto di recupero. Sì, diciamo che ha voluto un po' recuperare un po' la gallina che noi abbiamo fatto il brodo, quindi lui ha voluto anche recuperare questa cosa. Poi un piatto d'effetto anche utilizzando con un'insalatina, con tutte le erbe spontanee, vedo, e con questo melograno. Ecco Antonio, descrivici che cosa hai fatto. Praticamente io ho preso un po' di erbiette del mio giardino, sembra banale, però una pimpinella, un lattughino piccolo piccolo, sono delicatissime, anche questo è importante perché è un'insalatina, ma un'insalatina delicatissima che si mangia praticamente così, si scioglie quasi in bocca, con qualche pezzettino di gallina che abbiamo praticamente tolto dal brodo, l'abbiamo raffreddato, l'abbiamo semplicemente sfilacciato e andremo a mettere i nostri chicchi di melograno che non può mancare nelle periodi, diciamo, natalizio. Bello anche il colore che ci fa pensare tutto, che ci fa pensare a Natale. Un piatto freddo, si può preparare anche prima tranquillamente, ma anche si lascia molto là, leggero. Leggero come antipasto si presta benissimo, mettiamo un pizzichino di sale, poi andremo a mettere un po', per dargli un po' d'acidità, di limone, la buccia del limone, solo un po' di buccia del limone e un po' di buccetta d'arancia. Certo, anche questo tocco agrumato a me fa pensare tanto sì, Natale, chef. È vero. Perché comunque arancia e limone si utilizzano tantissimo, soprattutto la scorzetta d'arancia viene utilizzata quando si fanno i cacionetti, che è un dolce tipico che a me piace tanto, quindi questi profumi... Alla fine andiamo a mettere solo un po' di olio, così leggermente a crudo. Il nostro antipasto è pronto, Jennifer. Semplice. Quindi senza impegno, senza lasciarsi la testa. Perfetto, ripeto, i colori ci sono, il verde, il rosso anche del Natale, delle festività, diciamo. E ci dà la possibilità di mangiare un bel pranzo bello ricco, perché non è un antipasto sì, molto infatti, grasso, molto, molto, leggero. Molto leggero. Io guarda, anche come aperitivo questo non lo disdegnerei. È vero. Marco, passiamo a te. Allora, tu sì, invece che cosa devi fare? Di cosa abbiamo bisogno? Sì, qua abbiamo bisogno di un baccalà, il filetto centrale, quello un po' leggermente un po' più di spessore. Dopodiché farina, un albume d'uovo e poi mi sono fatto una mollica di pane, l'ho sbriciolato e me l'ho tostato e me lo sono sbriciolato molto grossolanamente. Ok, quindi pane bianco. Per la panatura. Poi mi sono lessato, sono messo a bollire, prima a molle e poi messi a bollire i ceci con il rosmarino e un filo d'olio che poi andremo comodamente a frullare. Okay. Allora, il baccalà mi ricavo dei medaglioni di baccalà, li passo leggermente prima la farina, c'è una procedura veramente molto 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 semplice che in cucina... Quindi dobbiamo friggere, chef. Sì, sì. E io ti faccio la solita domanda, quanto ti piace friggere?
Che ti ridi? Mi piace. Io volevo farti i complimenti per questa location stupenda dove siamo e anche per queste piante di agrumi. Qui abbiamo i mandarini di tuo padre che sono montati, guai a chi li tocca, mi tocca. Raccomando. Fanno l'albero di Natale, fanno la palla di Natale. Perché io da questa mattina che volevo cogliere i mandarini. Sono segnate. Abbiamo anche qui una pianta di arance e siamo lungo la costa dei Trabocchi dove veramente spontaneamente nascono delle arance meravigliose, delle piante d'arancio fantastiche e dei frutti altrettanto meravigliosi e intensi che... Fa torcere anche, nel senso sono molto aspre, capite? Però comunque è proprio la tipicità dell'agrume di Vallevò. Qui a Vallevò abbiamo anche un'associazione, si chiama Associazione Agrumi di Vallevò, e abbiamo la DOP per quanto riguarda gli agrumi. Ma io dico... Adesso purtroppo, l'ho detto anche tante altre volte, non ci sono più, ma già scendendo nel mio ristorante vediamo le bancarelle, vediamo queste purtroppo anche un pochino dismesse, che non ci sono più, ma qua quando eravamo bambini era tutta una bancarella. Infatti il Vallevò in gergo locale viene chiamata Shanghai, perché comunque sì, perché comunque era tutta una bancarella. A parte anche un po' di contrabbando, però. Ma quanto è bello il folklore abruzzese, lo vogliamo dire, è veramente meraviglioso, parla di noi siamo anche questo e siamo orgogliosi di essere così, vero chef? Viva l'Abruzzo, con 2-3 B, perché noi lo diciamo così, possiamo sforzarci di dire Abruzzo, siamo capaci, però a noi piace dire Abruzzo, è vero? Marcato, sì, fa parte di noi anche questo. Allora Marco, ecco qua. Facciamo la nostra bella panatura. Sì, facciamo questa panatura molto, molto semplice. Concezio, che ne pensi di questo mare qui di fronte? Tu che, insomma... È bellissimo, è un panorama, noi abituati con le montagne, la neve, quindi scendere al mare e vedere questo panorama è bellissimo, veramente con i Trabocchi è veramente spettacolare. Sì, io lo dico sempre, secondo me la costa dei Trabocchi è uno dei posti più belli d'Abruzzo e penso la stessa cosa anche di Pesco Costanzo. Ma la cosa bella appunto dell'Abruzzo è questo, che se prendiamo una barchetta ci allontaniamo di mezzo miglio diciamo di 500-600 metri dalla costa e ci guardiamo alle spalle vediamo un massiccio bellissimo innevato che è la Maiella. E basta pensare che per raggiungerlo ci vuole mezz'ora da qua, sì. Cioè non è che ci vuole una giornata, no, o che tante ci volte vuole. Non ci rendiamo conto, ma io si dico passa, sempre. Si passa da 0 a 2000 metri in pochissimo tempo. Sempre ai miei ospiti, anche che vengono a dormire, la prima cosa che gli dico è proprio questo, la nostra differenza è questa, che è passata la montagna al mare, praticamente una mezz'oretta, siamo i paesaggi completamente diversi e non è poco, perché non tutti possono godere di queste bellezze. È un poeta. No, però adesso scusa, falla fare a me la poetessa, io dico sempre una cosa e questo è il nostro vero problema, ci abituiamo troppo al bello, siamo talmente abituati che non lo vediamo più e vediamo solo le cose brutte, ci si abitua troppo al bello, dobbiamo... apprezzarlo invece e tornare a vederlo, che sempre nelle piccole cose. Vabbè. Allora, chef, andiamo avanti. Ecco qua, qua mi sono messo i ceci con l'acqua di cottura. Vuoi che frullo? Vabbè, oggi lo faccio io, dai. No, voglio fare io. Dai. Faccio io. Sì. Tu nel frattempo cosa fai? Io mi frigo il baccalà, allora, dai. Ma non ti fidi oggi, chef? Non vuoi far vedere ai tuoi colleghi che approfitti costantemente della mia buona volontà? Siamo? Che dici? Sì. Perfetto. Allora, non abbiamo bisogno di cotture lunghe, che se rimane un po' crudino al centro non fa niente, perché tanto col calore stesso della frittura si finirà di cuocere anche al centro. Poi parliamo di un prodotto che anche crudo può essere, il baccalà può essere semplicemente fatto a carpaccio, quindi se rimane un pochino crudo e umido al centro non fa assolutamente niente, perché... è anche gradevole questa cosa. Eh sì, assolutamente sì, chef. Certo che questo deve essere molto gustoso. Secondo me in una porzione un po' più, con una porzione un po' più abbondante potrebbe anche essere tranquillamente potrebbe un secondo anche piatto, essere un secondo, sì. Magari come antipasto ne facciamo un po' meno, però come secondo piatto possiamo abbondare con le quantità, insomma. Poi invece qua, Jennifer, questo abbiamo fatto nient'altro che una crema di peperone, che non è altro, un peperone messo in padella con un filetto, con un pezzettino d'aglio, fatto stufare e cuocere, poi viene semplicemente frullato, l'abbiamo fatto anche in altre puntate questa crema di peperoni,
che con il baccalà non guasta. E io potrei quasi impiattare. Ok. Che dici? E quindi Marco, siamo pronti per impiattare? Sì, sì. Allora, prendiamo la crema di ceci. A me comunque l'abbinamento ceci-baccalà piace tantissimo. Sta molto ci bene, sta bene perché è praticamente la morte sua. Alcuni ingredienti tra di loro non li vedresti praticamente separati. Sì, ci sono degli ingredienti che insieme, già mentalmente li vedi insieme. Sì, esatto. È il caso dei ceci baccalà, oppure possiamo dire anche altri ingredienti. In questo caso è vero quello che dicevi. Marco, che bello, complimenti. Eccoci qua. Fatto questo. Anche i peperoni con il baccalà sono un binomio che funziona molto, quindi si possono realizzare tantissime ricette con tre prodotti. Sì, veramente. Infatti qui abbiamo anche pochi ingredienti. Sì. Pochi ingredienti per un antipasto veramente d'effetto, semplice. Voilà. E questo è finito così. Hai abbondato, eh? Ce l'abbiamo. Hai abbondato perché insomma questo è più un secondo piatto che un antipasto, però ecco. Beh, comunque beh, nelle feste non si bada spesso, sì. No? Eh sì, ma poi il nostro chef ha pensato che poi tutti quanti volevano dobbiamo assaggiare, quindi capito, è stato generoso. Bene, quindi complimenti. Perfetto, chef. Grazie. Grazie Marco, grazie Antonio per questi antipasti, quindi siamo pronti per passare ai primi piatti. Marco, sei pronto per scoprire i primi piatti? Sì. Dai, chi le fa i primi piatti? Saranno preparati dal nostro chef Concezio Gizzi e dal nostro Antonio. Quindi abbiamo colline e montagne. Abbiamo campagna sì, e montagna. Campagna e montagna, esatto. Secondo me ci sono delle analogie. Già dagli ingredienti si vede che sarà qualcosa di molto, molto gustoso, interessante. Allora, abbiamo due piatti, diciamo, festosi. Perché parliamo di ripieni, e allora dico io piatti che si possono fare i giorni festivi, non è che si possono fare così. E che si possono preparare in precedenza, sì, vero? Sì, perché questa sicuramente cosa è importantissima per noi, è il fatto di poter preparare in precedenza quello che poi ci servirà per il menù delle feste, che sia Natale, che sia Capodanno, la Vigilia, però insomma è importante poter preparare le cose in anticipo, un po' quello che fate voi tutti i giorni nella ristorazione. Sì. Concezio, tu che cosa fai? Scusami, aspetta, il nostro chef voleva dire qualcosa. Mi hai preso la parola, ormai non lo ricordo più. Oramai? Dai chef, cosa mi dicevo? No, non me lo ricordo. Davvero? No, forse stavi asserendo che è importante preparare le cose in anticipo. Sì, sì. Ma anche per chi cucina, per la signora di casa, per la mamma di famiglia, si gode anche il pranzo, almeno riesce a godersi il pranzo. È vero, io ricordo sempre mia nonna, io la nomino sempre, non potevo non farla nella puntata dedicata alle feste. Lei praticamente, a parte che iniziava comunque prima, tipo un mese prima a preparare le cose, però poi il giorno di Natale non si sedeva mai, però credo che il suo fosse più un vizio, quello delle donne di una volta, che veramente non si sedevano mai, cioè loro praticamente passavano le giornate di festa a soddisfare i bisogni, esatto, delle persone, degli ospiti che avevano a casa, quindi i nipoti, i figli, no? Quindi ricordo sempre lei presa nella preparazione, non la ricordo mai seduta a tavola tra noi, e oggi che ho la fortuna di averla ancora a 92 anni, lei finalmente è seduta e noi facciamo le cose per lei, ed è veramente è bello. Sempre l'occhio attento a controllare se mancava il pane, se mancava l'acqua, veramente. Se mancava questo. Sì, è vero. Ma allora, veniamo a noi, Concezio, tu che cosa ci prepari direttamente da noi Pesto Costanzo? Noi oggi realizziamo un brodo di gallina che Antonio prima ci ha realizzato un antipasto con un'infusione di funghi porcini e timo, e all'interno andremo a mettere un tortello piccolo, un piccolo tortellino ripieno di vitello e maiale, e alla fine gratteremo un po' di tartufo bianco per dare un po' di profumo, senti, più intenso. Ma tu senti come arriva un profumo? È vero, sentivo questo. Cioè, ha invaso la veranda. Che meraviglia, no? Qui a Vallevo adesso c'è un incrocio, una fusione di profumi, montagna, di aromi. Mare, montagna, veramente siamo inebriati piacevolmente da questi profumi. E tu, Antonio? Allora, invece... io faccio un timballino di scrippelle con i porcini e la zucca. Quindi rimaniamo proprio nel rustico. Nel rustico, semplice, e, ripeto, sempre un piatto festivo perché è sempre un timballino, e allora possibilmente ce lo possiamo preparare prima.
Allora è un piatto valido secondo me. Eh sì, e questo poi Antonio va cotto in forno? Sì, poi lo mettiamo in forno, sì. Quindi abbiamo un timballino e poi abbiamo una pasta ripiena. Restate con noi perché fra poco vi mostreremo come si realizzano questi meravigliosi piatti perfetti per le feste di Natale. A fra poco. Bentornati con noi amici di Rete 8, bentornati alla puntata speciale dedicata al menù delle feste. Io ho cambiato postazione e mi sono messa tra i nostri chef di campagna e di montagna che stanno per realizzare il primo piatto delle feste. Oh, partiamo con il nostro brodo. Di solito il brodo delle feste è un brodo molto ricco, con sì, la gallina, il brodo, tanti ingredienti. Noi abbiamo cercato di semplificare un po' il brodo e aggiungere un po' pochi ingredienti. Vabbè, il nostro classico brodo, sedano, cotta, cipolla, gallina, è già stato preparato e quindi già l'abbiamo. Fra poco lo metteremo in infusione con dei funghi porcini e un po' di timo. Che meraviglia, questo cosa farà? Conferirà al brodo? Sì, darà un po' più sapore, un po' più intenso, e quindi darà quel sapore di terra, quel sapore di bosco che, sì, andrà, che caratterizza un po' anche la tua cucina, vero Concezio? Adesso prepareremo intanto il ripieno per il tortello. Ok. Possiamo dell'olio extravergine, sedano, carote e cipolla e uno spicchio d'aglio. Sì. Andremo a far soffriggere un po' di rosmarino, andremo a mettere all'interno e aggiungeremo, qui abbiamo una copertina di vitello e del capocollo di maiale. Quindi con queste due andremo a preparare il ripieno del nostro tortello. Ok, nel frattempo faccio iniziare anche Antonio, che invece farà questo timballino, giusto? Io faccio il timballino e inizio subito con la mia scrippella, che è la cosa più importante, diciamo, del timballo. È anche molto timballo. Semplice la scrippelletta. Poi praticamente i funghi li abbiamo semplicemente ripassati in padella con uno spicchietto di aglio e la zucca l'abbiamo passata in padella con la cipolla e poi passato al mixer. Ecco, comunque mi sembra di capire che ecco, i funghi comunque sono protagonisti del menù delle feste. Del menù delle feste, sì. Ci sono sempre presenti insieme al brodo, che ovviamente è un grande classico, e anche il baccalà che ha preparato il nostro chef come antipasto. Ma io vedevo Concezio prima, mentre tempi televisivi purtroppo non si riesce a far vedere la maestria con cui si fa un tortello, con cui si è Adesso ne realizzeremo due o tre per far vedere un po' come. Sì, a Concezio, beh, è veramente bravissimo, non abbiamo nulla da eccepire, insomma. Io ho avuto l'onore di lavorare con lui, abbiamo fatto delle puntate insieme e presto torneremo a farle. Con molto piacere. Ti strappo questa promessa, Concezio. Con molto piacere. Devo dire che a parte il posto, Pesco Costanzo è meraviglioso. È bellissimo, io credo infatti che sia uno dei paesi, dei borghi più belli d'Abruzzo, veramente. E poi concordo. È vero. E poi insomma Concezio ha la fortuna di essere supportato e sopportato. Beh, prima dicevamo le vacanze, le feste con la famiglia, noi abbiamo, cioè io ho mia sorella che Barbara lavora con me in cucina Lucia, e mia moglie che sta in sala, quindi proprio. Sono veramente due ragazze meravigliose, eccezionali, che ti aiutano tanto e questo è bellissimo. Beh, diciamo che la forza alla fine sono le donne, no? Oh, meno male. Le cose, qualcuno che lo dice, qualcuno che lo dice. Sono contrari, devo dire. No, è vero. No, ma io devo salutare anche le grandi donne di Antonio e Marco, Elsa, che è veramente la compagna di Marco, che è praticamente fantastica, e Cristina, la moglie di Antonio. Antonio senza Cristina è praticamente perso. E non dimentichiamo il gemello diverso, Luca Caldora, che infatti, poco fa mi ha fatto uno scherzo dietro le quinte, io pensavo di parlare con Marco, invece era lui. Quindi ecco, non c'hai i baffi, quindi anche tu ti sei confusa un po'. Sì, però la voce è uguale. È vero, non cambia nulla, cioè al telefono possono tranquillamente prendersi gioco. Ah, qui un altro po' viene rosolato, poi viene aggiunto un po' di brodo e viene continuata la cottura della carne. Una volta cotta viene fatta raffreddare, andremo a tritare la carne con tutti gli aromi e otterremo un ripieno del tortello, poi sale, pepe, quindi la andremo a aggiustare un po' con tutte le cose. Intanto mettiamo a scaldare il nostro brodo. Io vado un attimo da Antonio, che ha fatto nel frattempo la sua crepe, giusto? Sì. La crepe, e cosa hai messo? La scrippella. La scrippella, scusami. Allora, farina. Un uovo, la farina, e metto dell'acqua e pochissimo latte e del sale. Okay. E un po' di prezzemolo tritato. Ok.
Quindi operazione veramente velocissima. Tutte le donne le sanno fare. Sì, sì, anche io le so fare, io ci faccio i cannelloni, ma io anche il timballo, preferisco. Mi dispiace, ma che non sa fare una scrippella, non si mette a cucinare. Ecco, mentre il nostro chef continua con la preparazione delle scrippelle, le devo chiamare così, sì. Mi ha obbligata, ma io sono d'accordo, torno da Concezio che ci fa vedere come si realizzano. Ma intanto noi realizziamo i tortelli. Questi praticamente, Concezio, è semplicemente ripieno frullato. Semplicemente ripieno frullato, sì, con un po' di sale, un po' di pepe. Ok, per avere questa consistenza che dobbiamo fare? Aggiungiamo il brodo se vediamo che è troppo duro? Se è troppo asciutto, sì. Ok. Aggiungiamo un po' di brodo. Questa è una classica pasta all'uovo, 100 grammi di farina e un uovo, quindi e andremo a fare questi tortelli. Piccoli perché sono da brodo, quindi non è che andremo... Sono bellissimi. Con un cucchiaio andremo a prendere un paio. Aveva ragione Marco, lui aveva già sbirciato quelli già pronti, sono bellissimi. Cioè, ha una bellissima manualità Concezio per fare i tortelli. È proprio bello vederli realizzare, vederli fare, altrimenti uno pensa chissà quanto... Dove andate a comprare? Ma che poi è facilissimo. Chissà dove andate a comprare. In realtà è molto semplice, però attualmente è molto semplice. La sfoglia, la sfoglia è molto buona. Sottile, sì. Molto sottile, anche perché c'è deve essere uovo, giusto... diciamo che è un uovo per 100 grammi di farina, okay, all'incirca. Okay. Nel frattempo lasciamo un po' di brodo e mettiamo in infusione. Qui abbiamo messo dei funghi porcini secchi e del timo. Ah, che profumo! Quanto stanno bene i funghi, sì, con il timo? E andremo a versare un po' di brodo. Ma questa cos'è? Sembra praticamente quello dove facciamo le tisane. Questa sì, è una teiera, sì, giusto? Per fare un'infusione. Quindi andremo a mettere del brodo. Ma che bello! E un po' di brodo lo lasceremo sul nostro fornello, così dei tortelli li cuociamo direttamente nel brodo. No, questo un paio di minuti, non di più, perché sennò poi viene troppo forte. Io lo devo far sentire al nostro chef. Marco, senti che profumo. Io sono raffreddata, credo che questo sia perfetto. Buonissimo, la montagna è qualcosa, vero? Di sì, un po' l'inverno quando sì, stai a casa, sì, cose è anche un po' decongestionante, certo. È meraviglioso, guarda, veramente, veramente si sente proprio, arriva tanto il profumo del timo, sì, però molto c'è intenso. Anche proprio il sottobosco del fungo, è meraviglioso Concezio. Allora io comincio a montare il mio timballino. Antonio praticamente è finito, allora. Io ho fatto le che mie scrippillette, le ho tagliate così, ok, rettangolari. Ok, ok. Le ho voluto fare così, non l'ho voluto mettere in una formina, se posso anche mettere una formina, l'ho voluto fare così, dà la sensazione del timballo tagliato, okay, così come si faceva una volta a casa, la lastra praticamente grande e poi la tagliata teglia, così. Sì, la teglia grande. Allora sì, ti vedi il quadrato così di Natale di così, cosa. Perché si cucina, ecco. Natale, insomma, anche e la allora vigilia di Capodanno, ho si cucina per tante persone. Magari evitare di fare la formina, il monoporzione così. Semplicissimo, andremo a mettere. Antonio, è zucca, che questa fatto? È la zucca, l'abbiamo ripassata con della cipolla, un pizzichino di pepe, un po' di sale e poi l'abbiamo Sullata. Passato al mini piper. Mettiamo la zucca, poi questo è un formaggio di mucca. Non pecorino. Strano, come mai? Come mai? Di solito uso il pecorino. Sempre. Oggi questo, vabbè, questo è il pecorino, no? Sarebbe troppo. Allora, un formaggio di mucca, non ho usato la mozzarella perché così è un po' più asciutta. Sì. Dopo lo vediamo, rimane il timballo, rimane più asciutto. Con la mozzarella scapperebbe un po' troppo. Questo deve essere buonissimo secondo me, anche sì, questo molto gustoso, veramente. Poi la zucca, io adoro la zucca in tutte le salse. Poi con i funghi, con è vero. Spettacolare, sì. Andiamo a mettere molto bene i nostri porcini. Ah, quindi alterna uno strato con la zucca, uno strato di zucca, uno strato di zucca e formaggio, e uno strato di porcini. Una mille foglie. Forse, ma anche mille foglie. Marco, quanto ti piacciono questi sapori? Tu che sei abituato al nostro pesce. Ma infatti quando usciamo anche in famiglia, non che non mi piace andare a mangiare il pesce, però cerchiamo sempre un ristorantino di carne, ma soprattutto con piatti semplici, piatti realizzati con ingredienti buoni, sì, però comunque piatti semplici. Beh, devo dire che tu, fra le tue conoscenze, hai veramente l'imbarazzo della scelta. Sì, 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 però purtroppo è il tempo che manca. Questo è anche vero. Purtroppo è anche il tempo. Vero. Noi intanto possiamo iniziare, sì, a cuocere
Andremo a cuocere i nostri tortelli nel brodo di gallina. Il tortello si cuoce velocissimo, quindi un paio di minuti, 3-4 minuti, il tortello è pronto. E questo è il piatto per l'impiattamento? Questo è il piatto Quanto per l'impiattamento. Bello. Sì, un po' diverso, diciamo. È bellissimo. Sono questi piatti che vanno adesso, un po' di scenografici che rendono anche il piatto un po' più particolare, importante. Diciamo. Dai, alla fine per Natale è bello tirare fuori anche... Sì, qualcosa di nuovo, esatto. Sì. È vero. Sì, ma lo facciamo anche a casa, magari tiriamo fuori, non so, le posate d'argento, i bicchieri importanti. Quelli che ci hanno regalato al matrimonio, perché in Abruzzo c'è questa usanza, no? Di regalare i piatti, i servizi. No? Il famoso corredo. Il famoso corredo, sì. E noi tiriamo qua il giorno. Jennifer, io sono pronto, passo al forno per 15 minuti a 180 gradi. Perfetto. Allora, i nostri tortelli sono pronti, quindi li tiriamo fuori. Beh, cottura anche molto breve. Sì, molto veloce, quindi i tortelli li possiamo preparare prima, quindi anche se si seccano un po'. Meglio così. Comunque la pasta, questo brodo ha un profumo eccezionale, con certi sì, è molto intenso, molto... Mamma mia, mi sembra proprio di essere tornata bambina, proprio l'odore del sì, brodo. Il classico brodo delle feste, il classico brodo di gallina con tutte le verdure e tutte le... Allora, questi sono i tornelli. Andremo... Noi di solito il brodo lo portiamo a tavola e quindi viene servito davanti al nostro commensale. Che bello! Il nostro brodo e per completare andremo a grattare un po' di tartufo bianco. Marco, stai vedendo? Sì, sì. Non so se si vede, siamo tutti si sente. Così. Cioè, siamo tutti praticamente in estasi. Mazza, che meraviglia. Beh, sono due protagonisti. Questo è il nostro piatto per le feste di Natale. Adesso sì che è Natale. Adesso insomma. Sì. Complimenti. Grazie. Bellissimo. Complimenti. Oh. I nostri chef lo sanno, ogni tanto faccio questo. Quando ci vuole, ci vuole. Veramente, complimenti. Grazie. Arriva grazie un mille, profumo di tartufo che è qualcosa di... E poi devo dire che è un piatto molto anche... intenso. Molto intenso, ma fondamentalmente è un piatto semplice. Ecco, forse diciamo il punto di forza sono le materie prime. Perché... Sì, piatto poverissimo anche perché è un brodo, un ripieno di carne semplicissimo. Quindi non è che abbiamo utilizzato... Però di effetto e di poi un tartufo bianco diamo un po' più di importanza. Da un po' più di importanza. No, ma anche proprio di... semplice da realizzare, comunque facile da preparare. Sì. Ecco, magari un po' lungo, però ecco, a Natale possiamo prenderci a Natale, ma anche a Capodanno. Ci prendiamo tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per preparare le cose in anticipo. Si inizia la mattina alle 7, quando è lungo pensi che il brodo e i tortelli sono pronti. Ma è bellissimo fare questa cosa. È vero, sì, soprattutto i giorni di festa. Molto bella. Ci aiuta anche le temperature perché Natale capita, Natale, Capodanno, no, non capita di Ferragosto che possiamo andare. Sì, quindi siamo dentro. Ci piace stare dentro, la cucina si sta meglio. Io dico sempre, il camino acceso. Il clima dentro la cucina ci aiuta sempre perché io preferisco starci d'inverno. L'estate è un sacrificio in più, devo dire la sincera verità, ma è normale che sia così. Ecco perché anche chi sta a casa, periodo invernale, dentro la cucina... È solo un piacere. D'estate vi invitiamo noi, vi ospitiamo noi in montagna così state più freschi. Quelle belle sudate. E anche il timballino del nostro Antonio è pronto, eccolo qui. Allora, Jennifer, possiamo passare all'impiatto? Il timballo è pronto. Ma che bello anche questo. Anche questo molto molto semplice. Può essere fatto anche express, perché comunque il nostro chef ha preparato tutto al momento. Sì, basta aver spadellato un po' i funghi e aver preparato la zucca. C'è pronto, quindi solamente il tempo funghi di... Funghi e zucca, si monta il timballo e va in forno. Semplicissimo. Ed ecco qui i nostri primi piatti per le feste. I nostri tortelli con tartufo bianco e brodo, di gallina con infusione di timo e funghi porcini. E poi abbiamo il nostro timballino fatto con scrippelle, funghi porcini e zucca. Ed eccoci qui prontissimi per passare ai secondi piatti del menù delle feste, che saranno realizzati dal nostro Marco Caldora, ovviamente menù di mare, e dal nostro Concezio Gizzi, ovviamente menù di montagna. Allora, Marco, tu cosa prepari? Io faccio una cosa molto semplice e soprattutto molto molto economica, perché non è vero che realizzare un bel piatto bisogna spendere un sacco di soldi. Infatti usiamo uno scorfano. Lo scorfano è un pesce da brodo, un pesce da zuppa, un pesce povero.
povero, e facciamo una scottata di sgombro. Io purtroppo ho una love story con lo sgombro, quindi sappiamo. Mi esce sempre lo sgombro. Di scorfano. E lo facciamo semplicemente con un'insalatina, una scottata di rape e uno scalogno marinato. Direi che è un piatto perfetto, tra l'altro anche molto leggero come secondo, visto che comunque magari con i primi, gli antipasti, insomma il menù è lungo, quindi è perfetto. Inizia chef, io passo da Concezio, tu che cosa ci prepari? Oh, noi realizziamo una faraona ripiena con della verza e delle castagne con una crema di patate e verza. Molto... Che meraviglia! Beh, le feste, sempre tacchino ripieno, gallina ripiena. Sì, quindi noi esatto. Facciamo siamo la faraona. Sì, facciamo la faraona. Bene, allora di che cosa abbiamo bisogno? Oh, di una faraona dissossata, dal vostro macellaio la può fare di... tranquillamente, ve la dissossa tranquillamente. Della verza, delle carote, uno spicchio d'aglio, una patata, dei funghi messi in ammollo, un po' di pancetta e basta. Allora Concezio, iniziamo. Allora, intanto partiamo con il nostro ripieno della faraona. Ok. Quindi faremo un soffritto con dell'olio. Ok. Uno spicchio d'aglio schiacciato. Delle carote. Sì. Un po' di pancetta di maiale. Sì. E dei funghi porcini secchi messi in ammollo. Ok. Ecco Marco, tu che stai facendo invece? Allora, qua Jennifer, io non ho fatto altro, ho preso lo scalogno, spaccato a metà, sì. E sale e zucchero e lascio disidratare per un paio d'ore. Dopodiché li prendo e li butto in padella giusto a tostare un po'. Mm-hmm. La stessa cosa, le cime di rapa le metto sempre in padella a scottare senza sbollentarle, quindi le lasciamo proprio a scottate e basta, okay. A mo' di insalata. Invece Concezio sta aggiungendo la verza. Sì, una volta rosolato aggiungiamo la verza. Ok. La facciamo tostare un attimino. Poi la andremo a sfumare. E ultimiamo la cottura per il nostro ripieno, una mezz'oretta, tre quarti d'ora. Ok. Alla fine otterremo questo risultato, quindi questo sarà il ripieno della nostra faraona. Fondamentalmente quindi abbiamo verza, sedano, carote, aglio, sì. Un po' di pancetta di maiale, olio. Rosolato, aggiungiamo la verza e portiamo a cottura. Perfetto. E questo è il nostro ripieno. Questo è il nostro ripieno. Qui abbiamo realizzato con le foglie esterne della verza una crema che l'andremo a mettere al di sotto della faraona quando l'andremo a cuocere. Okay. Faremo un po' di cipolla, faremo un soffritto con delle patate e della verza, un po' di brodo, andremo a cuocere e andremo a frullare. Otterremo questa crema. Quindi puoi procedere a fare il ripieno? Sì. Scusate, mi sono dimenticato. A fine cottura della verza andremo ad aggiungere anche delle castagne sbriciolate. Okay. Quindi per darli quel top. Che sono qui più, nel ripieno. Che sono già nel ripieno qui. E quindi sì. Già è pronto. Ok, quindi Marco invece ha scottato le rape in padella. Adesso che faccio? Le metto semplicemente in un vassoietto, un filo d'olio a crudo, un po' di sale ci abbiamo messo, la padella l'abbiamo aromatizzata, per modo di dire, ci abbiamo messo un aglio in camicia così diamo il profumo alle verdure e le lasciamo in un vassoietto coperti da un cellophane, okay. In modo tale che il vapore stesso, il calore stesso le finisce ad ammorbidire. Okay. Perfetto. Fatto questo, abbiamo sfilettato lo scorfano e con questo utilizziamo... Stava per dire gallinella o triglia o sgombro. E con questo ci facciamo semplicemente, andiamo a fare un fondo di cottura, un brodo di cottura che andremo a restringere, che ci servirà poi per il condimento finale. Non si fa altro che metterlo in padella, spadellarlo con un po' d'olio, aggiungere un goccio di vino bianco e dell'acqua. Lo facciamo ritirare e otterremo poi questa cremina che ci servirà da condimento al piatto finale. Ok, lo scalogno lo continuiamo dopo averlo disidratato, continua in padella asciutta, continua a farlo tostare. Nel frattempo Concezio sta facendo il ripieno. Allora, ecco. Noi abbiamo preso la faraona e l'abbiamo aggirata su un foglio di carta forno perché la faraona andrà cotta in forno. Sì, ok. Quindi allunghiamo sulla nostra faraona dissossata, aggiungiamo del sale e il nostro ripieno. Che meraviglia. Prendiamo la nostra faraona e la andremo... Secondo di Natale. Sì. A chiudere,
stando attenti a non far uscire il ripieno dall'esterno. Una volta questo lo togliamo, con la carta forno andremo a chiudere la nostra faraona. E questa poi deve cuocere in forno? Questa va cotta in forno, sì, 180 per un'oretta all'incirca. Con la carta da forno? Con la carta da forno, sì. Ok, e il risultato che otteniamo poi praticamente? Il nostro risultato, una volta cotta la facciamo raffreddare, il nostro risultato che otteniamo è questa qui praticamente. Viene tagliata e la nostra faraona è questa qui. Perfetto. Poi la andremo a scottare in padella. Dalla parte della pelle andiamo a fare semplicemente delle incisioni, perché la pelle, che la parte che andremo a scottare prima, che succede? Che la pelle arriccerà, tirerà. Ora, per evitare che venga, ok, facciamo delle incisioni. Arricciati, facciamo delle incisioni, che anche a livello poi visivo è molto molto bello e ci permette di avere una cottura veramente molto breve, perché con pesci, come dico sempre, le cotture devono essere sempre, quando più riusciamo a farle breve, più meglio è. Meglio è. Andremo a rosolare la nostra faraona sulla pelle praticamente, per dargli quella croccantezza che ci serve per il piatto. Allora, io comincio ad impiattare, va bene? Ci siamo, perfetto, sì. Chef. Noi ci siamo anche noi, guarda. Okay, qui perfetto. Abbiamo soffritto un po' di verza per dargli un po' di croccantezza quando andremo a impiattare la nostra faraona. Eccola qua, la facciamo vedere alla nostra telecamera che si sposta un attimo dalle rape alla verza. Eccola qui, leggermente soffritta, ok. Una volta rosolata andremo a togliere la rete. Facendo attenzione a non bruciarci. Sì, a non bruciarci e a non rompere la faraona. Eccola qua. Prendiamo la nostra crema di verze e patate. Al centro. La nostra faraona. Che bello, Concezio. Marco, che ne pensi? Con della verza. Qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, Allora Marco, allora, sì. Ma anche solo tu sempre l'ultima. Purtroppo, che vuoi fare? È l'età, è più giovane. Ora abbiamo messo le rapette scottate, sì. A modo insalata, e lo scalogno sempre prima marinato e poi scottato. E qua andiamo semplicemente a completare con un filo d'olio crudo. E c'è l'imbarazzo della scelta. E l'aglio rosso. Che però comunque... io dico, nel dubbio, mi diceva mia nonna, che vuoi, le salsicce o l'uovo? Uovo e io dicevo uovo e salsicce, e quindi risolvevamo il dilemma in questo modo. Infatti, uovo e salsicce è più buono. Un po' di pesce, magari riduciamo le porzioni e ci siamo. Perfetto. Ed eccoli qui i nostri secondi piatti. A questo punto non resta che preparare il nostro dolce realizzato dal nostro Filippo Di Giovacchino. E siamo prontissimi per il nostro dolce con il nostro parterre di chef Marco, Concezio, Antonio e Filippo, che per la prima volta vediamo insieme in video, padre e figlio. Allora, per queste feste di Natale che ci propone? Andiamo a preparare dolce? Un soufflé al parrozzo con una salsa al gianduio. Perfetto, fantastico. Allora, di che cosa abbiamo bisogno, Filippo? Abbiamo bisogno del parrozzo tagliato a pezzetti. Lo mettiamo in una padella, sì. Giusto, in una pentola, in un pentolino. Ok, poi? 15 grammi di latte. Ok. 50 grammi di liquore all'arancio. Appassire il nostro parrozzo. Quindi parrozzo e liquore all'arancia. E latte, ok. E questa operazione a che serve, Filippo? Per far ammorbidire il parrozzo? Sì. Leviamo dal fuoco. Ok. Andiamo a stemperare la maizena con 50 grammi di latte. Ok. Il nostro Filippo ha le idee chiarissime, va come un treno, cioè proprio è entrato nel mood di fare il dolce. Di fare il dolce. Continuiamo la cottura. Tempo che l'amido cuoce. Ok. Che poi il risultato deve essere questo, vero? Sì, che noi, quello lì. Eccolo qua, noi per tempi televisivi ovviamente lo abbiamo anticipato. Allora, abbiamo dovuto raffreddare. Ok. E andiamo a mettere il tuorlo. Ah, ok, mancava un passaggio. Quindi solo due tuorli d'uovo. Sì, l'importante è farlo raffreddare bene, sennò
il tuorlo coagula. Ok, quindi deve essere, il composto deve essere freddo. Cioè l'abbiamo praticamente stravolto questo parrozzo. L'abbiamo stravolto anche Filippo oggi. Eh sì. Andiamo. Questa cos'è? Albume d'uovo. Ok. Con lo zucchero. Ah ok, quindi montato però aggiungendo lo zucchero. Sì. Andiamo a unire i due composti. Il nostro composto è pronto. Ok. Ah, quindi questo è l'impasto, giusto? Sì. Ah, ok, non l'avevo capito. Quindi questa è proprio la base del soufflé. Del soufflé. Che poi andrà cotto in forno per, Filippo, più o meno? Per 20 minuti a bagnomaria, a 200 gradi. Ok, ok. Abbiamo precedentemente imburrato e zuccherato. Sì. A posto, Filippo. Perché noi ovviamente, il nostro Filippo ha preparato in anticipo il soufflé e il risultato che dobbiamo ottenere è questo. Quindi deve, quando è caldo ovviamente è ancora più gonfio. Quindi va servito caldo questo dolce? Sì, caldo. Quindi siamo pronti per impiattarlo? Un dolce caldo questo, sì. Ok. Abbiamo fatto la salsa che è fatta con latte aromatizzato all'arancio e panna scaldati e versati nella copertura. Ok. Emulsionato per bene. Ok, perfetto. Quindi praticamente sono questi tre elementi messi insieme. Questi qua. Ok, perfetto. E con questa praticamente andremo a glassare il dolce, giusto? Ok, sono curiosa. Questo deve essere velocissimo. No, sotto. No, glassare. Ah, sotto, ok. Wow, che bella consistenza. Sarebbe la base del, del soufflé. Ok. Mazza, questa deve essere golosissima. Si mangia con gli occhi, è una cosa... Andiamo ad adagiare il nostro soufflé. E ci siamo? Andiamo a mettere una nota alcolica, rum. Ah, cavoli, l'abbinamento del rum col cioccolato. Col cioccolato sta benissimo, sì. Il nostro dolce è pronto. E ci siamo! Facciamo un applauso a Filippo! Sì. Grazie per essere stato insieme a noi. Il nostro Filippo è molto emozionato, ma insomma è comprensibile perché è giovanissimo. Però c'è veramente tanto talento, quindi complimenti. Grazie ai nostri chef e ovviamente grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. Il Natale e le vostre feste sono sempre su Rete 8. Grazie a tutti voi. Buone feste!